E capiremo perché è fondamentale, tra l'altro, è basilare, è importante avere un obiettivo o più obiettivi nella vita. E andremo a capire anche qual è la differenza tra uno strumento e un obiettivo. Perché spesso e volentieri si confonde lo strumento con l'obiettivo ed è il motivo per cui non riusciamo ad ottenerlo. Mi spiego, faccio l'esempio più banale e più diffuso di tutti. Voglio più soldi per... Allora, l'obiettivo non è i soldi, l'obiettivo è il per. E invece noi ci focalizziamo nell'ottenere più soldi. E uno dice, sì, ma se non ho i soldi, come faccio a ottenere quell'obiettivo che necessita di determinati, magari anche mezzi, che bisogna comprarli, eccetera. Ecco, se ci focalizziamo sull'obiettivo, i soldi arrivano. Quindi pensare all'obiettivo, o più che pensare, bisogna proprio focalizzarsi sull'obiettivo tramite la disciplina. E quindi focalizzarsi sull'obiettivo permette poi di ottenere i mezzi che servono per arrivare all'obiettivo stesso. Ma andiamo con calma e facciamo un passo alla volta e quindi iniziamo con la trattazione proprio dall'inizio di questa cosa. La realtà che ci circonda è formata da più forme di addensamenti energetici e sono organizzati in strutture specifiche. Noi esseri umani, come chiamiamo tutto questo? La chiamiamo materia. Ogni persona è costituita da più corpi o piani esistenziali, poi ognuno lo può declinare a modo proprio. E sono uniti e si compenetrano comunicando tra loro grazie a cosa? Energia. Grazie, bravissima, Energia. grazie all'energia vitale. Quindi non l'energia in genere, ma l'energia vitale, proprio specifica su questo, in questo senso. Quindi la concentrazione su un obiettivo fa sviluppare le energie prima indisponibili per il nostro corpo. Parlo di corpo inteso cioè completo, come abbiamo detto prima, anche riferiti ai corpi sottili, corpi energetici, quindi il famoso corpo eterico, il corpo astrale, il causale, eccetera, eccetera. Queste energie sono situate sia all'interno quindi del nostro corpo fisico, l'energia vitale è ciò che dà vita al nostro corpo, ma anche in questi famosi campi energetici che qualcuno dice sono attorno al nostro corpo, in realtà è una fusione di tutti questi corpi, anche se noi li immaginiamo sempre stile matrioska, in Ecco, realtà non è no. proprio così. Diciamo che li immaginiamo stile matrioska perché abbiamo necessità di dare una visione per comprendere meglio. Ma è un po' come il nostro DNA che è formato da 12 livelli, è multidimensionale, quindi da queste 12 dimensioni, ma non sono una dimensione, una seconda, una terza e una quarta, eccetera, ma sono tutte fuse insieme. Tipo, come faccio sempre, l'esempio, tipo un minestrone, ma il minestrone è quello che abbiamo poi frullato. Ok, quindi non il minestrone dove ci sono ancora i pezzi così, ma dove è tutto frullato insieme, dove la carota non è più distinguibile dalla Sì, patata, e che sia anche dal mescolata sedano. proprio. Esatto. Ecco, diciamo che è in questo stile anche per quanto riguarda ovviamente i nostri campi sottili. Questi corpi sottili sono chiamati biocampo, ok? Ossia un campo vitale. E grazie a questa energia noi possiamo manifestare tutto quanto. Perché parliamo di manifestazione? Perché l'obiettivo, quando noi lo raggiungiamo, è la manifestazione
di quelle che sono state le nostre intenzioni attraverso la volontà, la focalizzazione e quindi la direzione corretta. E ovviamente non sto qua a riprendere il discorso della disciplina che potete trovare poi nei video, in video insomma precedenti, perché se andiamo ad approfondire di nuovo il discorso disciplina ovviamente non riusciamo a concludere poi l'argomento di oggi. Quindi prima fase, capire lo scopo della vita, perché se non capisco lo scopo della vita non avrò mai neanche degli obiettivi. Allora, innanzitutto il senso della vita è essere se stessi, senza condizionamenti, senza credenze limitanti, e quindi cercare il più possibile di andare a sviluppare i nostri talenti, non i talenti che vogliono gli altri per noi, ma i nostri talenti veramente intrinseci, oppure quelli che vogliamo sviluppare, ok? Che sono lì latenti e che dobbiamo ancora andare a sviluppare. Per comprendere questo concetto dobbiamo però capire innanzitutto cos'è il senso e cos'è la vita. E allora capiamo il senso della vita. La vita è lo stato di attività della sostanza organica, cioè il suo naturale vigore. Mentre il senso è la potenza, cioè il potere, ovvero la facoltà dell'anima di percepire l'esterno. Ecco allora che andiamo a comprendere cosa sono i cinque sensi. Cinque sensi sono quello strumento che ci permettono di percepire l'esterno per poi essere elaborato all'interno di noi. Essere se stessi quindi è l'attività animica di una macchina biologica. Attraverso gli organi di senso, quindi, la nostra anima riceve le informazioni che ci sono utili poi per l'elevazione spirituale, chiamiamola sempre in senso lato, ma ricordiamo che l'elevazione spirituale non è qualcosa che riguarda solo i campi sottili. L'elevazione spirituale è il percorso che fa la nostra macchina biologica, perché è dotata anche di campi sottili. È molto interessante questa cosa, perché spesso si pensa ai percorsi spirituali come qualcosa solo di trascendente. No. Invece noi siamo fatti di corpo e spirito, e quindi anche il nostro corpo ci serve proprio per questo. Spesso faccio proprio questa introduzione dicendo che la nostra anima viene ad incarnarsi sulla Terra proprio perché ha bisogno di una macchina biologica. Se non avesse bisogno di una macchina biologica, andrebbe a incarnarsi in altri, diciamo, in altri pianeti, altre galassie, altri universi, eccetera, comunque in una modalità diversa. Quindi, se si incarna in un corpo fisico, in un corpo emotivo, in un corpo mentale, significa che ha bisogno di quello per evolvere e andare a completare il proprio percorso. Questo è fondamentale, perché in alcuni percorsi spirituali si dice proprio di annichilire l'ego. No, l'ego va trasmutato e va utilizzato, perché è sempre una parte di noi. Infatti Matteo diceva: in cosa va trasmutato l'ego? Va trasmutato in sé. Ma la trasmutazione è come quando noi abbiamo il piombo che diviene oro. Quindi non viene annichilito, annullato, cioè, il piombo, ma viene utilizzato come sostanza grezza, come materia prima, per ottenere l'oro. Quindi deduciamo che vivere è lasciare fluire il corso degli eventi, mai bloccarli. Quando noi non accettiamo un evento, ci andiamo contro e lì sorge il problema.